Mancano 3 chilometri, 2 chilometri e mezzo all'arrivo del Monte Cornacchia, che presumo debba essere quello. Ma purtroppo qui c'è un brutto traverso ghiacciato e io, coglione, ho lasciato i lamponi a casa, quindi non me la sento di proseguire. In più da solo qua vado di sotto, è finita, ci rimango. Quindi niente, Monte Cornacchia rimandato. Ci godiamo un po' il panorama e ciao. Buongiorno a tutti, siamo ancora qui a Fonte Trigaglio. Settimana scorsa è andata male, brutto traverso, niente attrezzatura e non ce l'ho fatta, non sono salito su al Cornacchia. Oggi sono attrezzato, giornata grigia come settimana scorsa. Poi settimana scorsa sole e abbronzatura, vediamo oggi che succede. E niente. C'è un cazzo da dire oggi. Buona visione. Si parcheggia qui la macchina a Fonte Trigaglio e da Fontana si prende il sentiero Q9. Passa qui per la scaletta e va su. Sale praticamente qui in mezzo. Qui c'è una bellissima piana, l'aratura Fonte Astuni, c'è lì una fonte e poi c'è questa aratura che praticamente poi si vede da su, la faccio vedere, sale piano piano verso la montagna e c'è anche il fiume Ciattolo che scorre. E da qui, dalla Fonte Astuni, proseguiamo per il sentiero Q9 che ci porta al rifugio Coppo dell'Orso. Dopodiché dal Coppo dell'Orso ce ne andiamo su verso il Cornacchia. Da subito dopo la valle la pendenza cambia totalmente e diventa stile Sirente quando sali da rifugio del Sirente. Faggeta impegnativa. Niente ghiaccio al momento. E di nuovo sul traverso, stavolta un po' pappa ma un po' ghiaccio, ma si può fare anche senza lamponi. Proseguiamo dritti, visibilità zero. Settimana scorsa un'altra storia, e il traverso non era bello per niente. Siamo al rifugio, non so cazzo come. Speriamo sia aperto. Sì, piccola pausa.
Qui c'è un vano tecnico con la legna, l'acqua, su delle sedie e andiamo di là, si è aperto. Rifugio del coppo dell'orso, chiusissimo. Domenico Ciangoli. Continuo nel magazzino del coppo dell'orso, è un po' aperto appena appena, adesso proseguiamo per di là. Dopo il coppo dell'orso, altra pettatina e si prosegue nella nebbia. Fortunatamente abbiamo GPS che aiuta. Siamo in coppia di nuvole, prima vetta di giornata, che per poco non è un 2000, è la cima dei tre confini. Spettacolo pazzesco, tante nuvole, quindi tutto coperto, visibilità zero, e poi apertura bellissima, colori spettacolari. Andiamo avanti. Da qui si intravede l'ultima pettata, che sarà sfiancante sicuramente. Pettata infernale a Cornacchia. E forse ci siamo. Vedo un barlume di speranza. Di quello che si vede, ora, perché non si vede tanto, però dai, dovremmo essere al Cornacchia. Ah! Invece no, col cazzo, GPS non è lo stesso valere. Distrutto dalle intemperie, spero, e non dalla gente. Altra vetta per oggi finito.
non mi prendo il ritorno, perché tanto si vede un cazzo e niente. Fondamentale comunque il GPS in queste giornate dove ci sono pochi segni, perché non sarebbe mai stato possibile arrivare fino a qui. Quindi i pareri sul GPS cambiano.